Buongiorno, qui è signor K ed oggi andiamo a sniperare qua e là. Questo è un video tutorial, o chiamatelo come vi pare, su come si snipera da remoto, una mappa che tutti odiano. Ma prima lasciatemi fare due kill con la mia arma preferita, perché io gioco da supporto generalmente, la M249, un'arma che si sblocca facendo la campagna in singolo giocatore e scegliendo uno dei tre finali che non andrò a spoilerare. Qui mi mancavano ancora due kill dalla partita precedente, allora ho deciso che sarebbe stato interessante intanto finire questi due kill e poi passare al mio fucile sniper. Qui c'è il penultimo, adesso c'è l'ultimo e qui mi sono divertito abbastanza, scusate la tosse, perché dov'è, sai cosa faccio? Allora mi nascondo anch'io. Mi sono andato a nascondere, l'ho aspettato. Piano piano esco in mira, così almeno sono pronto. Eccolo, e lo faccio fuori. 4000 kill. Il suo amichetto che avevamo visto scappare prima. E ho provato a cercarlo, alla fine mi troverà e mi uccide lui perché io ero qui che lo cercavo e lui mi ha ucciso. E quindi sono rinato col cecchino. Adesso andiamo e iniziamo a puntare i capoci. Qui è interessante. Lui si sta muovendo indietro, quindi io gli vado ancora più dietro, perché quando il mio colpo arriverà prenderà la sua testa. L'ho sparato un pelo dietro perché lui andava costantemente indietro. Gli altri erano semplici perché era uno era seduto lì, quindi insomma non era assolutamente difficile da mirare la testa. Con questo fucile SRR-61 da fino ai 100 metri si può sparare quasi direttamente in testa, forse diciamo giusto sopra i capelli. A 200 metri bisogna iniziare a dare un po' più di compensazione per la caduta del proiettile. Qui stavo aspettando uno che arrivava e c'è anche il suo amichetto, quindi sono fatto uno. Mi faccio lui. E poi mi faccio anche l'amichetto che mi guarda male. Eccolo lì. Da questa distanza, che sono approssimativamente 50 metri, non di più, si riesce veramente a sparare diretto alla testa. Se si va a sparare, ecco qui in pratica è una bellissima. Io ero coperto perché ho riguardato frame per frame e il cecchino non mi vedeva già più. Però il lag, come sempre in questo gioco, ti sdrena. Adesso qui mi sono preso come pistola una M1911 con mirino 3x, perché mi sembra giusto che un cecchino cecchini anche con la pistola. E ti dico la verità, fa anche un po' fico quando lui vede. 19-11 3x. Qui c'era uno che stava facendo un giro tipo chiocciola, ho capito che saliva le scale. Quale migliore occasione di non aspettarlo con il C4? E ora di qua me ne arriverà un altro, e anche quello, il C4 è veramente un'uccisione abbastanza bastarda ma da cecchino, quindi chi fa il cecchino non può prescindere dal C4. Qui c'era uno bello sdraiato che c'era da fare fuori tutti e io ho detto vabbè ragazzo, no, non è il momento. Con questo fucile in aria allagata veramente facilissimo. Ecco, adesso ho visto che fa una chiocciola e fermo qua, metto il C4 in terra, di là c'è un mio compagno di squadra che è veramente in serio pericolo perché non mi sembra molto skillato. È lì che lo aspetta, entra, esce e appena lo vedo gli salvo la vita praticamente. E il C4 è veramente un accessorio indispensabile per qualsiasi cecchino che si rispetti. Sempre, va sempre controllato quell'impalcatura, perché quando c'è qualche cecchino dove siamo ora noi, sempre vanno lì. Qui sto col 6, entro col 14, lo aspetto e gli spacco la capoccia. Sempre, sempre. Io faccio uno scan della zona con il 6x. E sto fisso a pigiare R2 per vedere se mi fa. Ho visto un nemico. A quel punto provo col 6x, se no entro col 14 e cerco di prenderlo. Questo è un kill che non capisco perché non mi è riuscito. Questo era un perfetto colpo in testa. Questo era un altro perfetto al braccio. Niente, no, non c'è stato adesso uccidere. Lo bonus individuazione, va così. Adesso qui ho visto che ne sta salendo un altro. Mi sposto in posizione favorevole perché ho visto dove va lui. Tiro fuori la mia 19-11, come avevo detto prima, che fa figo.
E lo sdeleno. Queste sono uccisioni che mi piacciono da morire. Peraltro è una 19-11 silenziata. Qualcuno da lontano mi ha visto, ma non è riuscito a uccidermi, mi ha lasciato col 7. Chissà quanto sta scrivendo. Ma come? Col 7! Non è possibile! Eh sì, sono vivo. Ecco qua un altro. E adesso la cosa più bella, questa è un'operazione chirurgica, si chiama Operation Hemorrhoidi. Ed è un bellissimo S-shot. Perché c'è questo tizio qua che prende il sole e io lo esso shot. E adesso c'è un bellissimo esempio di come si entra e si esce quando si sposta. Manco il primo, entro, lo aspetto, lui arriva e lo prendo. In pratica gli ho preso pratica il tempo, non sempre funziona, ma si rientra e si riesce sempre in mira, perché se no non hai tempo. Non hai tempo e ha più tempo lui. Infatti sono riuscito a farlo facile facile. E con questo abbiamo vinto questa partita. Non sono stato il giocatore più importante, ma oggi sinceramente non mi aspettavo neanche di giocare così bene, quindi va già bene così. Vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Questo era il signor K. Bocca al lupo in Battlefield 4.